Bentornati a Radio Design. Io sono Nicola Palumbo e l'unica cosa che dirò oggi è proprio questa, che sono Nicola Palumbo, il docente di web marketing qui all'Istituto Italiano di Design. Passo subito la parola a queste bellissime donne che avete già visto nella primissima puntata di Wine Design. Andate a cercare il podcast su Spreaker, su iTunes e su Spotify. Quindi, oltre a dire questo, posso passare subito la palla alle nostre tre ragazze. Quattro ragazze, attenzione, oggi abbiamo esagerato. Abbiamo qui con noi la nostra sommelier. Buonasera a tutti. Dal nome di... Eliana, Elena, Elena, come volete, insomma. Eli. Tanti nomi. Eli, tanti nomi. Sì. Anastasia Ricci. Sasha. C'è il microfono. Satya. Satya, e poi abbiamo la Valletta, attenzione. Devo dire il mio nome. Vai detto nel microfono però, nel microfono. Allora. Sono arrivata per fare i danni, e Alessia, certo, la valletta di oggi, quindi le vallette non hanno nomi, sono vallette. No, parte come valletta, ma sicuramente adesso inizieremo anche con Alessia a fare diversi programmi, ma questo è un altro discorso, quindi parliamo subito di questo vino. Di che vino sì, si tratta? Allora, buonasera a tutti. Abbiamo deciso di scegliere come tematica di questa puntata un vino spumante, metodo classico italiano, un Francia corta, proprio perché ci avviciniamo al Natale e quindi c'è un consumo bello, meraviglioso di queste bollicine. Io ho scelto di portare questa cantina, che è, lei è fantastica, è la cantina Cola, Francia Corta, Extra Brut, e le mie care qui colleghe dopo mi racconteranno cosa hanno trovato di curioso sui vari aspetti dell'azienda. Generalmente quando noi parliamo di Francia Corta abbiamo perso il tappo a fungo, quando parliamo di Francia Corta parliamo sempre di un territorio che è vocato proprio per la viticoltura. E per esempio, cosa sapete dirmi sul territorio, diciamo, storico, a livello storico della Francia Corta? Ma dai, no, prego. A livello storico, insomma, dei ritrovamenti che possono allora, esserci stati. Io da quello che so, sono stati ritrovati dei vinaccioli, dei semini, sì. Nell'epoca preistorica. Questa viticoltura era... costante, insomma, già nell'epoca romana. Sì, rimane costante, sì, nell'antica e anche nelle medievali, insomma. E non so, questo è il minimo trovato, ma non so, tu vuoi aggiungere qualcosa? Hanno trovato qualcosa? Quindi andiamo a sottolineare come la Francia Corta sia stata una terra vocata alla viticoltura già in epoca preistorica romana, e forse questo potrebbe essere un richiamo all'etichetta, dove magari, ecco, vediamo disegnata un'anfora, ecco, proprio questo richiamo all'antichità, no? Vai Anastasia, che tu hai approfondito il sì. tema Niente, allora, intanto il logo della Francia Corta, questo qua abbiamo detto, e anche no, anche questo qua dietro, scusi, ecco, più dietro, scusate. Ok, è una torre, e questa torre è un taglio, è della F Merlata, la F Merlata, e rappresenta un abbraccio di due segni grafici che ricordano un calice. Questo logo è stato un restyling del 2010 e io trovo che sia molto interessante, queste linee anche molto pregiate, eleganti, e niente, che dire. Beh, sicuramente è molto originale, sì, è sfizioso come logo, secondo me, sì. Anche questo continuo richiamo al dorato che noi vediamo sull'etichetta verde dà un qualcosa di dinamico. Raffinatezza, soprattutto, sì. Sì. Forse anche richiama al dorato che noi ritroviamo in un bicchiere di spumante. È vero, giusto? Assolutamente, giustissimo. Io direi, insomma, qualche altra parola sull'azienda proprio Cola, che è un'azienda storica perché è sul territorio della Francia Corta, quindi ci troviamo nelle vicinanze del lago di Seo, nella municipalità di Brescia. Cioè la Francia Corta si trova storiograficamente già nella municipalità di Brescia dal 1227, mentre l'azienda Cola inizia a coltivare già dal 1945, quando appunto il padre Giovanni, stanco della guerra, decide di dedicarsi alla terra, un po' come la vita bucolica di Virgilio. E effettivamente però l'azienda nasce nel 1985,
quando poi il figlio Battista prende in mano l'azienda, che la passa poi al figlio Stefano. Ed è un'azienda che ha il 60% dell'utilizzo, diciamo, energetico con il fotovoltaico, quindi questo è un dato importante, oltre a il concetto di terroir che la Franciacorta abbraccia, quindi i dati del terreno, le escursioni termiche, l'umidità che servono a dare quel profumo che noi troviamo nel calice, anche un po' di attenzione al territorio che l'azienda abbraccia. Allora, quindi forse il verde si può ricollegare anche a questo, il verde dell'etichetta. Assolutamente. Perfetto. Beh, vedi, allora abbiamo ritrovato un pezzo di un puzzle che non eravamo riusciti a comporre adesso. Praticamente troviamo la storicità nel logo, il dorato richiama il calice e il verde ha... Ovviamente queste sono supposizioni che noi facciamo a seconda dell'analisi aziendale, insomma, della filosofia di conduzione della cosa. Sì, perché non abbiamo trovato tantissimo, effettivamente, è un po' così. Tu so che hai fatto qualche approfondimento. Ragazzi, volevi dire io ho delle curiosità sul mondo, diciamo, dello spumante. E, quindi, diciamo, vi faccio una domanda, un indovinello. Allora, nel 2015, vabbè, annata X, secondo voi nel territorio italiano quanti litri di vino sono stati consumati? Io non lo so. Dai, nessuno. Quanti, sparate un numero. Quanti litri di vino in tutta Italia? In tutta Italia, vino. Ma consumo proprio italiano o anche all'estero? No, consumo italiano. 50 milioni? Hai letto. Hai letto. Ha letto il copione, barito. Sono intelligente, sono sveglia. Milioni di? Ettari. Sì, ettari. Ettolitri. Allora, sono stati bevuti solo nel territorio. Scusate, hanno bevuto prima della trasmissione, per cui abbiamo dei problemi tecnici infiniti. E abbiamo anche gli spettatori. Ciao. Allora, questi 50 milioni di ettolitri è una quantità che sarebbe sufficiente a riempire, tu non leggere, a riempire il lago di Garda. Cioè, per intero. Vabbè, informazione abbastanza inutile. Un popolo di ubriaconi, in pratica. Beh, esattamente. Senti, io so che hai fatto delle ricerche su il tappo. Sì. Allora, su questo specifico tappo. Sì. Allora, questo tappo è a forma di fungo. Sì. Non ha un altro nome, giusto? No. Ok. E diciamo che leggenda narra. Leggenda narra. Leggenda narra. Che un bel giorno in Monaco, aspettate, in Monaco Pierre Dom Pérignon, da cui uno a caso, guardando i pellegrini, cioè le borracce dei pellegrini che passavano, gli è venuto in mente di fare questo tappo, perché appunto le bottiglie di spumante, ma anche semplicemente vino, si stappavano da sole, e quindi ha pensato, ma perché non fare un meraviglioso tappo a forma di fungo? E questa è la leggenda, quindi dobbiamo un grazie a Dom Pérignon. Dompe. Fare un applauso a Dom Pérignon, che poi non vorrei sbagliare, ma è il nome di uno spumante. Esatto. Sì, sì. Quindi era anche abbastanza, beveva il Don, diciamo così. Beh, se no come avrebbe potuto essere così? Cioè, famoso. Non a caso, questa secondo me è una grandissima invenzione, credo, perché abbia rivoluzionato poi alla fine la produzione del vino. Adesso qui abbiamo la quasi sommelier che ci dovrebbe illuminare su questa cosa, se ci sono delle tecniche particolari che riguardano i tappi o meno. Però faccio finta di niente, perché vedo che non sta rispondendo alla domanda. No, stavo riflettendo anche su alcune tecniche quando noi imbottigliamo e dobbiamo magari, ecco, ripulire lo spumante dai lieviti, e le tecniche sono cambiate, perché comunque voi immaginate che lo spumante ha una pressione molto alta all'interno, quindi era molto difficile, abbiamo qui la carezza bottiglia, era quindi molto difficile riuscire a ripulire lo spumante dai lieviti morti. E questo poi mi richiama un altro argomento, la differenza tra il metodo classico e il metodo Martinotti, che sono due metodi di fare lo spumante e il prosecco, se vogliamo insomma parlare. Il metodo classico non ha filtrazioni rispetto al metodo Martinotti.
L'unica... Cioè, filtrazioni, in che senso? Praticamente tu vai a ripulire lo spumante e il prosecco dai lieviti morti che hanno svolto tutta la loro fermentazione e hanno reso, quindi hanno praticamente trasformato lo zucchero. Ok, vediamo se ho studiato, si chiama sboccatura? Bravissima! Sì! Abbiamo anche il termine tecnico. Io a questo punto vorrei fare... parlare un pochino di questo calice, altrimenti non rendiamo grazie, diciamo. Allo spumante? Diciamo. Sì, quindi se magari la nostra accarezza bottiglia ce lo può versare, sì, in modo tale che parliamo un pochino delle catenelle, della luminosità del calice che vediamo. Ho paura per la bottiglia. L'importante è che non si fa cadere, poi in ogni modo... Ci tengo a precisare che sono astemia e non ho mai versato di queste cose. C'è sempre una prima volta. Potete immaginarla fra qualche anno sbronza da qualche parte. Sì, sì, no, io già prima, quando l'abbiamo versato la prima volta, abbiamo visto una bellissima schiuma. Adesso purtroppo non riesco a farlo vedere in video perché comunque c'è la luce, ma ci sono delle bellissime Balletto catenelle Nicola. Sì, di CO2 che salgono in superficie. Inoltre, se... Sì, guarda con la luce, guarda come riflette la luce, è luminosissimo, è vivace e questo è sinonimo di avere nel calice un vino in salute, uno spumante in salute, elegante, elegantissimo, anche il perlace, che è questa bollicina molto fine, molto elegante. Grazie, nessuno ha mai speso parole così per me. Vabbè, io intendevo il calice, ma va bene. Se noi invece adesso lo mettiamo al naso, non ho detto una cosa, questo Extra Brut è fatto con un Blanc de Blanc, cioè fatto da un vitigno a bacca bianca, e abbiamo uno Chardonnay in purezza, cioè è uno Chardonnay 100%, quindi noi ci aspettiamo comunque delle note che richiamino al vitigno, che possono essere note dolciastre di banana, di ananas, di miele mille fiori, in più tutte quelle note che vanno a riferirsi ai lieviti, e più che altro la pasticceria al forno, la crosta del pane, il brioche, perché ovviamente questi spumanti fanno un periodo di affinamento molto lungo. E è un po' come quando fai la pizza, no? Che hai quel sentore che man mano si cuoce. Diciamo, la metafora che mi richiama spesso è quella della preparazione e cottura della pizza. Infatti io adesso mi metterò un pochino sul naso su questo calice e poi dopo ne riparliamo. Facci sapere. Sì. Intanto mentre passa al naso il vino, abbiamo qualche altra curiosità. Dicevamo una piccola analisi anche del formato della bottiglia, che credo sia... C'è anche classica qualcosa... Classica champagnotta. Esatto. Si chiama proprio champagnotta. Champagnotta. Sì, proprio una champagnotta. Non potrebbe... bello come termine. Sì, potrebbe essere... Se potrebbe essere, no, però è abbastanza divertente, è sfizioso come nome, direi. Sì, divertente. Però richiama sicuramente l'idea dello spumante. Quindi. Richiama l'idea della regione dello champagne. Cioè, lo champagne si chiama champagne per la regione di provenienza. Questo lo sapevo anche io, attenzione. 10 punti a Nicola. Allora hai studiato anche tu. Io sembro ignorante, ma poi lo sono. Molto bene. Io ti volevo chiedere... Continua a darmi del lei. Ci sto provando. Puoi spiegare a noi ignoranti la differenza tra spumante extra brut, come appunto di quello che stiamo parlando, e champagne? Cioè, allora, in pratica, quello che vuoi sapere, la dicitura extra brut praticamente è il dosaggio finale che viene fatto agli spumanti, nel senso, a seconda della filosofia di produzione che io voglio mettere in commercio, allora deciderò di avere un prodotto che può avere un dosaggio di zuccheri in aggiunta, di zuccheri e poi di sempre di vino fermo per aggiungere la quantità, diciamo, stabile all'interno del mio spumante. Questo extra brut vuol dire che ha un dosaggio di 0,06 grammi per litro. In questo caso qui abbiamo, se non erro, un 3,4 grammi litro di zuccheri. Ok. Fino ad arrivare, insomma, per esempio, si parte dal passe d'ossé, che ha totalmente zero percentuale di dosaggio, cioè non viene aggiunto zucchero. Così come arriva a fine fermentazione, sboccatura e così via, così viene commesso in commercio. Oppure posso scegliere di arrivare a una percentuale di zuccheri che sia superiore al 50%, cioè 50 grammi litro zucchero, che sono quegli spumanti dolci. Quindi il riferimento, ecco, dolce. Va bene, grazie.
A te, tesoro. Che Satya. Note senti? Diamogli il tempo di... No, allora, come prima vi avevo accennato, questo vino, questo spumante è coerente, cioè abbiamo queste note di banana, però non è banana essiccata, non è quella in maturità, abbiamo note di ananas, che è una ananas in questo caso sotto sciroppo, quindi qualche nota un po' più zuccherina, e anche in questo caso sento un bellissimo riferimento alla crosta del pane. Più che una brioche o prodotti di pasticceria, qua troviamo il pane. Io vorrei farvelo sentire proprio per avere quella sensazione di stare dal panettiere, oltre che delle note erbacee e minerali, perché richiamano anche comunque il territorio. Quindi per me questo spumante ha una complessità elegante e intensa. Io ho una domanda. Secondo voi, uno spumante del genere, con cosa lo abbiniamo? Bella, lo volevo chiedere periodo, a te, nel periodo natalizio. Nel periodo natalizio, quindi siamo invasi da torroni, panettoni. Abbinerei con una notte romantica. Scusatelo, ce l'hanno dato così, ce lo dobbiamo tenere. Io con un panettone. Allora, questo è l'abbinamento più sbagliato. Ottimo, Satya! Allora, attenzione, perfetto. È quello che tutti noi italiani facciamo, il prosecchino col panettone a mezzanotte, 3, 2, 1, pass! Che ci sta anche bene, gonfia un po', ma ci sta bene. Allora, ti spiego, io sono fissatissima con gli abbinamenti, perché trovo nel riuscire ad abbinare il vino e il cibo un'armonia che è come una sinfonia orchestrale, no? Che trovi appunto un equilibrio. Se tu vai a mettere uno spumante che è molto acido, molto fresco, su un dolce, tu non hai più nessuna sensazione armoniosa in quel momento. In questo senso, questa acidità e la CO2 che va a evidenziare le durezze di uno spumante, di un vino, va abbinato benissimo a un risotto, magari gamberi e zucchine. Perché? Perché lì hai proprio l'apoteosi della dolcezza, la tendenza dolce, voglio dire. E lì invece, andando a mettere un vino che è spossato sulle durezze, vai a creare un equilibrio che è fantastico. Provatelo, provatelo per credere. Mentre su un panettone ci andiamo a mettere un vino un po' licoroso, per esempio quelli della Pantelleria, della Sicilia, insomma. Okay. Io vorrei dire una cosa. Abbiamo scelto di portare questa sera il tema della Franciacorta perché abbiamo un blogger di Instagram che ha deciso di valorizzare questo territorio, il territorio dello spumante italiano metodo classico, organizzando dei tour in giro, insomma, per l'Italia con dei... e lo stiamo chiamando in pratica. Noi... Ecco, tra breve avremo in linea Matteo Ortolani. Pronto? Matteo, ciao! Sì, buonasera, ciao, buonasera Matteo. A tutti. Ciao, buonasera, ciao. Tutto bene? Sei emozionato? Sì, tutto bene, un pochino, via. Noi stavamo parlando appunto del tuo tour, insomma, del tuo progetto. Sì. Più o meno l'idea, allora, da dove nasce? Sì, allora, il Franciacorta Tour diciamo che nasce con l'obiettivo di valorizzare il territorio della Franciacorta, ma soprattutto a spronare le persone al consumo di metodo classico italiano. Il veicolo appunto che fa da filo conduttore tra questi due obiettivi è proprio Instagram, ovvero una piattaforma su cui le persone riescono a comunicare e a condividere le proprie passioni. Quindi l'idea nasce da questo. Poi io sono un appassionato di bollicine da metodo classico da un po' di anni, quindi ho cercato sin da quando ho iniziato a appassionarmi al vino in più in generale di capire un po' quali fossero le modalità di approfondire, esatto. Franciacortina, perché comunque io abito proprio qua, a una mezz'oretta di strada, quindi era anche abbastanza naturale. Quindi sei fortunatissimo. Ognuno è fortunato a modo proprio. Senti, e quindi hai deciso di condividere questa tua passione, questa tua, comunque sei bravissimo lui con le bollicine, secondo me l'esperto diciamo più
in voga su Instagram, hai deciso di curare questa tua passione con gli altri bloggers e quindi hai creato questo tour con diversi partecipanti. Ma in effetti chi è che può partecipare a questo progetto? Allora, ecco, come dicevo giustamente, essendo un progetto che nasce su Instagram, innanzitutto bisogna avere un account Instagram per poterci partecipare, per poter appunto comunicare alle persone quanto si sta apprendendo durante il tour. E non possono partecipare tutti, nel senso non è un tour turistico, nel senso che andiamo, organizziamo, no, è più un tour per figure che hanno comunque una preparazione enologica o dedita all'assaggio. Questo perché? Perché appunto se dobbiamo comunicare il vino lo dobbiamo fare bene, con la giusta preparazione e con le dovute, diciamo, con i dovuti studi. Quindi il tour è aperto appunto a sommelier, enologi, ad appassionati. Io non sono né sommelier né enologo, sono un assaggiatore di vino, ho studiato all'ONAV e non sono neanche un operatore del settore, per capirci. Quindi è qui che emerge proprio la volontà di comunicare, non necessariamente improntare tutto su un aspetto lavorativo, ma quanto più comunicativo. Sì, ecco. Infatti tu alla fine comunichi, ma trasmetti anche un sapere, dai informazione sul territorio, sulle tradizioni, sul metodo classico italiano. Esatto, esatto, anche perché le visite tendenzialmente sono un pochino più tecniche rispetto a quelle che fa normalmente. Sono io che glielo chiedo, giustamente. Sì. In modo tale l'obiettivo è poi che le persone, quando tornano a casa, che siano sommelier, eccetera, inizino a proporre alle persone, agli appassionati o anche ai consumatori occasionali di vino, giusto? Il metodo Franciacorta. Senti, quando avrà luogo il tour e in quali aziende andrete? Come hai deciso di contattare, insomma, di prendere appuntamento con queste aziende? Allora, il tour avrà luogo questo sabato, sì. Quindi si svolgerà in tutta la giornata, quindi avremo tre appuntamenti, diciamo, enogastronomici, anche se più la bilancia è più spostata sull'enologia, chiaramente, e avremo una visita in cantina la mattina, un pranzo in un agriturismo tipico della zona e una cantina, un'azienda al pomeriggio. Per questo tour, ecco, ho scelto due cantine. La prima è Mosnel, un'azienda abbastanza storica nella Franciacorta, che è, diciamo, è attiva e fa bollicine dal 68, quindi è cresciuta con la DOC, con la DOCG, scusate, e appunto si trova nella zona tra Monticelli Brusati e Passirano. Rappresenta molto bene i suoi, diciamo, la sua microarea, perché appunto lei si estende su circa 40 ettari di superficie vitata, ma anche punta a, diciamo, a trovare un connubio tra lo stile Maison e lo stile della Franciacorta. Al pomeriggio invece vedremo Bosio, un'altra realtà che invece si sposta nei pressi del lago di Iseo, quindi probabilmente a livello territoriale avremo più gli influssi del lago, quindi presumo un terroir limo sabbioso, quindi accento i profumi e soprattutto la varietà dei profumi, ecco. Sì. Senti. Ed ha una storia un pochino più recente, Bosi, invece, rispetto a Mosdell. Senti, ho una domanda. È il primo tour che organizzi e lo fai esclusivamente nella zona a te interessata o comunque hai progetti futuri che interessino anche altre zone d'Italia? No, non è il primo tour che organizzo, o meglio, non è la prima data del tour in Franciacorta, perché la prima è stata un mesetto e mezzo fa, sì. ed ha avuto, diciamo, un'ideologia abbastanza diversa dal secondo che ho organizzato, perché abbiamo visto cantine più piccole e che invece di puntare più allo stile personale, allo stile della casa, ecco, puntava più alla trasparenza territoriale, tant'è che entrambe le aziende non dosavano i loro spumanti, proprio per dare più trasparenza e autenticità possibile al territorio. Certo, certo. E ci sono altri tour, chiaramente, in Franciacorta che sto pensando, sto organizzando, però no, io per adesso io mi mantengo, diciamo, resto umile e rimango in Franciacorta. Ma perché? Più che altro perché io, quando parlo di valorizzare il metodo classico, mi piace pensare che quello che sto facendo io per la Franciacorta lo faccia anche qualcun altro nel Trento DOC, nell'Oltrepò Pavese, sì, nell'Alta Langa, lo faccia qualcuno nel Verdicchio o comunque in altre aree che sono
meno vocate per la spumatizzazione, ma non tanto per il vitigno quanto più per il difficile mercato in cui si trovano. Sì. Pensate al vostro Sagrantino spumatizzato metodo classico, sì. Può essere una chicca meravigliosa, ma poi a un certo punto il consumatore che compra quella bottiglia la deve ricomprare, si deve generare una sorta di scambio, no? E questo purtroppo in Italia manca. Quindi l'obiettivo è questo, spronare le persone al consumo e a credere nel metodo classico italiano. Assolutamente, anche perché il metodo classico italiano probabilmente trova più fortuna all'estero che all'interno del circuito commerciale italiano stesso. Quindi noi stiamo cercando di valorizzare il metodo classico italiano in Italia più che all'estero. Assolutamente, ma non solo, esatto, in Italia e al di fuori della Lombardia, parlando della Franciacorta, perché delle 17-18 milioni di bottiglie che Franciacorta produce, sì, tante di queste vengono consumate in Lombardia, sì, ed è un bel dato, perché i lombardi credono nel metodo classico franciacortino, però dall'altra parte sarebbe bello, insomma, che anche le altre regioni inizino a proporre e a credere nel metodo classico e non solo in quello Martinotti, diciamo. Beh, questo comunque ti fa onore come progetto, perché comunque non sei, come hai detto tu prima, del settore, non lavori nel settore, però ha voluto comunque incrementare questa sua passione, ci ha messo comunque tutta la voglia, il tempo, l'energia nel voler fare questo progetto e unirci tutti gli altri bloggers e attivare anche una comunicazione digitale che sia ad ampio spettro. E questo ti fa onore, certo, quindi noi ti facciamo i nostri vivissimi complimenti, eh? Ma grazie. Senti, ma sai, qui Instagram, prima sì, hanno abbinato io sono un'inesperta, lo spumante con il panettone. Tu vuoi sentire quello che... Ok. Sembrava una buona idea. Guarda, Eli, io come sono già espresso, sono abbinamenti da urlo da Munch, quindi sì. No, abbiamo... purtroppo... Praticamente hai tolto le parole, cioè proprio mazzerato. Sì, sì. No, umiliato, però adesso con cosa si abbina? Perché lei l'ha detto con risotto, no, con un non pesce, ascolti, gambe e zucchine. Ma io non mangio pesce, come devo fare? Ma un risotto, allora... Aspetta che lui, abbiamo il cuoco in diretta. Che facciamo? Se uno mangia... Guarda... Innanzitutto ci sono c'è il classico risotto al Franciacorta, che lì va molto di moda e l'ho trovato in tutte le stazioni negli agriturismi. Però il concetto, adesso io so. Franciacorta, come sarebbe però? Gli ingredienti? Perdonami, non t'ho sentito. Com'è il risotto Franciacorta, la tradizione del risotto, per chi non lo sa? Penso che si tratti di mantecarlo col Franciacorta, poi ti rimane comunque un risotto abbastanza cremoso. Penso mantecato anche con altri formaggi. Io pur non sono un esperto anche di cucina, quindi qua mi peccato un po' il fallo. Però ecco, ti vengo ad aiutare. Quando noi andiamo a mantecare un risotto con un vino, allora in abbinamento noi andiamo a richiamare quello stesso vino. Quindi se tu hai mantecato, certo, il risotto con burro, formaggio e quella bollicina, tu berrai quella stessa bollicina, okay, semplicemente. Comunque, come vi ho detto prima, voi andate ad abbinare uno spumante che è volto alle durezze con la tendenza dolce del cibo. Esatto, ma poi ci terrei anche a parlare anche del dosaggio, perché sebbene non sia esperto in abbinamenti, qualche cosa la so. Tendenzialmente i metodi Padosé o Nature o Pasopere sono cose diverse, però tendenzialmente ci riferiamo a spumanti che non subiscono un dosaggio zuccherino al termine del remouage, quindi della sboccatura. Si possono abbinare tranquillamente anche a piatti più importanti. Io ho sentito di gente che abbina anche lo spumante Franciacorta o comunque metodo classico a bistecche, a costate, proprio perché lo spumante ha questa capacità di sgrassare la bocca grazie all'acidità. Assolutamente, e... no, hai la bocca pronta per il nuovo boccone, insomma. Esatto, sì. Non è un mio problema perché sono vegetariano, però, però io... ci dà le ricette per abbinare il Franciacorta con la carne, mi sembra giusto, siamo rimasti con esatto, sfondiamo anche questo genere di barriera, ecco. Guarda Matteo, noi ti ringraziamo infinitamente per aver partecipato alla nostra trasmissione, ti auguriamo in bocca al lupo per questo tuo progetto, speriamo magari di risentirci per il prossimo tour a questo punto, che sarà detto? Volentieri, volentieri, perdonami?
prossimo, la prossima data, più o meno quando potrebbe essere? Allora, adesso fino a che non arriverà la buona stagione ci prendiamo una pausa, nel senso che riprenderemo intorno fine febbraio, inizio marzo magari, per poi magari riprendere con una cadenza mensile, perché no? Quando voleranno le rondine, insomma. Ma certo, a prescindere sono sempre disponibile se volete parlare ancora di sfumatizzazione. Assolutamente, Matteo, grazie, e ti facciamo i nostri complimenti e i migliori auguri per ogni grazie. Progetto che vuoi portare avanti, perché veramente merita grazie. Veramente ogni gratificazione. No, grazie, i complimenti ve li faccio io a voi, perché state facendo tanta comunicazione, continuate così. Noi ci sentiamo. Ecco. Matteo, grazie giusto, ancora, salutiamo tutti dall'istituto, dalla mia pagina, insomma, e via, da tutto Instagram. È stato un piacere, grazie, signori, Matteo, buona serata. Grazie, arrivederci. Francia Corta. Ciao. Ok, purtroppo ovviamente dalla mia pagina non si sarà sentita la telefonata con Matteo Ortolani, ma dopo la caricheremo su podcast. Sì. È stata molto interessante, tanto ho scritto anche l'articolo, quindi chi è interessato lo andremo a approfondire lì. Perfetto. Io penso che possiamo chiudere. Bene. Telespettatori, è stato un piacere e niente, ci vediamo. Vi ringraziamo di essere stati con noi. Ovviamente, quello è... se mi fai finire ce la posso fare. Prego, vai. È stato un piacere e vi mando anche gli auguri di buone feste. Si può già fare. Perfetto. Ciao. Ma magari riusciamo a fare la prossima puntata la prossima settimana. Ma io li rimanderò un'altra volta. Meglio due volte che mai, giustamente. Perfetto, ringraziamo sempre Eliana che ci aiuta a capire grazie questi a voi, gusti, ragazzi. Che noi siamo molto ignoranti sul fatto del vino, lo spumante, lo champagne. E... poi, l'importante è che quest'anno non mi abbinate il prosecco o lo spumante con il panettone. Mandatemi le foto che lo state abbinando con risotto, con la carne, con quel che vi pare. Diffonderò il verbo, giuro. Diffondete il verbo, ragazzi. Grazie anche alla nostra Valletta fondamentale. Grazie all'azienda Cola, grazie a Nicola. Cola, sì. Nicola. Grazie a tutti. Ciao. E buona serata. Buona serata.